Meccanica con l'estate di Hubner per aprire questo quinto appuntamento, se non erro, di Voci di Comunità. Ma io ho il piacere di annunciare il nostro primo, anzi la nostra prima graditissima ospite, la dirigente scolastica Stefania Manzo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Come va, preside? Tutto bene? Va. Un periodo così. Ci vorrebbe una settimana per rispondere, ma comunque va bene. Allora, io parto per mettere a proprio agio i nostri ospiti con la domanda, no? Come viveva l'adolescenza, la comunità, la dirigente? Ecco, e beh, mi fai andare indietro negli anni di parecchio, insomma, di tanto. Beh, è stata un'adolescenza serena, molto tranquilla, in una famiglia molto ma molto presente. E ho vissuto la comunità, ricordo che facevo parte dell'Azione Cattolica, quindi ho anche vissuto e sperimentato molto la comunità di quel tempo, insomma. Partecipavamo a tantissimi progetti all'interno della chiesa in particolare, ma anche fuori, quindi sì, l'ho vissuta in questo modo, molto ma molto felice e serena. Bellissima cosa. Poi accade, no, che ognuno di noi cresce, matura, quindi poi è diventata donna, è diventata una donna affermata nel mondo del lavoro, e quindi come è cambiato? Perché c'è un altro cambiamento, no? Poi come passare da adolescente a donna nel modo di vivere la comunità? Beh, io sono stata immersa nello studio da sempre, quindi al di là di queste interruzioni, insomma, nei miei pomeriggi adolescenziali, poi diciamo che il mio impegno era dedicato soprattutto allo studio, quindi ho frequentato il liceo classico a Casarano, che tra l'altro mi impegnava praticamente tutto il pomeriggio e tutta la notte, quindi ricordo che avevo ben poco. Poi negli anni 80 il liceo classico era veramente qualcosa di come lo è tuttora, tra l'altro. Quindi mi ha impegnato moltissimo, ecco, studio, in famiglia ovviamente c'era anche molto da fare, perché era una famiglia laboriosa, quindi partecipavamo anche a questo, per cui questo era il passaggio poi, diciamo, fino all'età adulta, per poi arrivare ovviamente all'università e tutto il resto. Io ho avuto, insomma, la brillante idea di iscrivermi all'università a 33 anni, me ne sto pentendo in una maniera tale. Io vorrei farlo ancora. Non indifferente. Oggi giornata, stamattina giornata bellissima a scuola, perché c'è stato un altro giro di vaccinazioni, ci sono state le somministrazioni delle seconde dosi, se non erro. Della seconda dose, sì, ma non solo, in realtà poi alcune seconde dosi non sono state somministrate, immagino per via della quarantena, isolamento di alcuni bambini, ne abbiamo tantissimi, e quindi ci sono state le somministrazioni di prime dosi, che sono state anche molto importanti, per cui questo è un altro dato importantissimo, insomma, ecco, seconde dosi richiamo, ma anche molte prime dosi stamattina, per un totale di 111 somministrazioni di nuovo, quindi un risultato veramente molto molto importante. Come è cambiato, diciamo, dal 2021 e questo rientro a scuola nel 2022, no? Credo che vista la quarta ondata, chiamiamola così, anche i più piccoli ne hanno sofferto, forse magari più sentitamente, no? Assolutamente, proprio questo è il dato, infatti, che emerge in questo primo periodo dell'anno nuovo, per cui siamo rientrati in serenità, diciamo così, e poi dopo due giorni è successo il patatrac, nel senso che abbiamo iniziato già dal 13 gennaio il primo contatto positivo, la prima chiusura della sezione della scuola dell'infanzia di via Mazzini, per fino ad arrivare ad oggi, pochi minuti fa, insomma, le comunicazioni di ancora altri alunni positivi, per cui in questi giorni c'è stato un sconvolgimento totale. Come dicevi tu, effettivamente ha colpito la fascia, diciamo, intermedia del nostro comprensivo, la scuola primaria. La scuola primaria rimane quella più colpita e dove ci sono il numero maggiore di classi, insomma, in quarantena adesso, oppure con la presenza di un caso soltanto positivo. Per cui quella è la fascia, diciamo, 6-11 anni, che poi sono i bimbi che si sono vaccinati stamattina, e speriamo di avere una maggiore copertura nel prossimo periodo, maggiormente colpita. L'infanzia un po' meno, ma credo perché si riferisca anche al fatto che molti non sono rientrati dalle vacanze, quindi i genitori hanno preferito
cautelarli e tenerli a casa, e la secondaria un po' meno, ma perché lì ci sono tante vaccinazioni dai 12 anni in su, addirittura alcuni hanno ricevuto anche la terza dose o stanno per riceverla, molti la seconda, per cui quella è una fascia più protetta, insomma. Io ne approfitto per salutare qualcuno già in collegamento, ho visto la pagina dell'Istituto Comprensivo già subito pronta, collegata, poi c'è la professoressa Giulia Margiotta Casalugi, c'è Matteo Stamerra, c'è Marta Mercurio. Io vi invito a mettere mi piace al nostro video, o se avete delle domande da porre alla dirigente, noi siamo qui a completa disposizione. Tra l'altro, tra una settimana, se non sbaglio, il 28 si chiudono le iscrizioni, quindi c'è questo piano di offerta formativa molto ampio. Io sono andato un po' a spulciare e mi ha colpito anche il fatto che ci sia un indirizzo musicale. Ecco, il fatto che ci sia, no, assolutamente, perché ancora non è realtà, però è una proposta del nostro istituto per l'anno prossimo, sì, assolutamente, perché intanto dobbiamo partire con la richiesta, con le iscrizioni, con l'accettazione delle iscrizioni a questo indirizzo che noi abbiamo proposto, abbiamo formulato, e poi ci dovrà essere una, diciamo così, accettazione da parte e autorizzazione da parte dell'ufficio scolastico provinciale, per cui diciamo ancora è ipotetico. Un work in progress. Sì, noi partiamo, ovviamente bisogna partire dalle iscrizioni, no? Se non si hanno le iscrizioni certamente non potrà essere mai poi mai autorizzato, per cui siamo nella fase delle iscrizioni, abbiamo anche presentato l'indirizzo musicale così come noi lo immaginiamo, con i quattro strumenti che sono la chitarra, l'oboe, che è uno strumento meraviglioso, e il sax, il sassofono, e il ritmo, insomma, le percussioni, ecco, quindi abbiamo tutta la base, certo, diciamo, abbiamo la sezione fiati, la sezione ritmica. Ma sì, perché lo scopo principale poi dell'indirizzo musicale è quello di formare un'orchestra di istituto, per cui c'è tutto, c'è la base un melodica, all'americanata, il ritmo, maniera, esatto, di queste orchestre, ecco, che magari risuonano l'inno di Mameli. Assolutamente, io già lo vedo, sarebbe una gioia immensa, insomma, incrociamo le dita, speriamo di ottenerlo e oltre, di andare avanti. Oltre a quello, dirigente, ci sono anche altri percorsi formativi? Ecco, sì, tanti. Ce ne vuoi raccontare alcuno? Tutti noi siamo qui a disposizione. E ne approfitto per ringraziarvi perché mi avete dato l'occasione di fare quello che avremmo dovuto fare in presenza se tutta questa situazione non si fosse verificata. Insomma, ecco, noi abbiamo sempre accolto i genitori per le varie fasce, i vari gradi, infanzia, sezione primavera, primaria e secondaria, per spiegare loro com'è la nostra scuola, per raccontarla. Adesso non possiamo farlo, lo stiamo facendo attraverso dei video virtuali, insomma, che abbiamo realizzato, ma insomma è sempre un po' così distante, diciamo, la spiegazione, per cui mi fa piacere che mi abbiate invitato qui per raccontare un po' la nostra scuola. Bene, io cerco di essere breve perché, come hai detto tu, è molto vasta l'offerta nostra formativa, quindi cercherò di essere breve e spero di comprendere, insomma, e di riuscire a raccontare tutto. Partiamo dall'infanzia, la sezione primavera. Noi abbiamo due sezioni primavera bellissime, autorizzate per 20 bambini, una in via Marzale e una in via Siena, e seguono direttamente, poiché sono all'interno della fascia 06, seguono direttamente in collegamento con la scuola dell'infanzia, con le scuole dell'infanzia dove sono ubicate, per cui la progettualità coincide sia infanzia che sezione primavera. C'è in atto, devo dire, una trasformazione della nostra scuola dell'infanzia, perché le docenti stanno seguendo, abbiamo iniziato già a luglio a seguire una formazione importante sul Reggio Children Approach, e quindi loro stanno seguendo la formazione online, ovviamente, per modificare, insomma, questo nostro modo di lavorare con loro, che poi era già, diciamo, in atto, perché è tutto basato sulle attività molto ma molto laboratoriali e sulla costituzione e la formazione degli atelier formativi, per cui noi stiamo procedendo all'istituzione di questi atelier, uno in ogni scuola dell'infanzia. Sono l'atelier della carta, per esempio, l'atelier della creta, sono molto ma molto belli, l'atelier della musica, creando, tra l'altro oggi sono arrivati proprio i materiali che hanno richiesto le maestre, sono depositati a scuola, creando proprio dei laboratori, così chiamati atelier, del fare,
da realizzare in ogni scuola dell'infanzia, per cui iniziamo un primo passo. Certo, la formazione è lunga, non si può certamente esaurire in pochissimi mesi, stiamo continuando perché siamo in rete con nella rete nazionale delle scuole di Reggio e soprattutto in collegamento con una scuola di Brindisi che è poi la rete, la scuola capofila regionale, insomma, per cui continuiamo con la formazione e questo è uno dei passi, diciamo, più importanti della scuola dell'infanzia. Noi siamo stati a scuola in occasione della giornata mondiale della violenza contro le donne e sì, nel corso della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia abbiamo avuto modo a che fare con i ragazzi che si sono improvvisati, ma non improvvisati perché erano veramente preparati. Bravo, hanno fatto sì, un bel lavoro per quello che concerne lo speaker radiofonico, quindi le attività della scuola sono quelle che vanno al di fuori dello studiare, della cartellonistica, delle ricerche e di altro. Questo a me da esterno, io che ho vissuto quella scuola, parliamo 20 anni fa, ho notato un cambiamento radicale e profondo nel modo di gestire ragazzi e di fare scuola. Sì, esattamente, hai detto proprio bene, perché è da un po' di anni, diciamo, che va avanti questo modo di lavorare molto più laboratoriale, del learning by doing, del cooperative learning, tutte queste attività che noi conosciamo benissimo e che comunque non attengono soltanto alle attività extracurricolari, ma anche a quelle che sono nel curricolare, quindi tutte le attività, molte almeno delle attività che vengono svolte anche nell'orario antimeridiano e quindi in quello curricolare canonico, diciamo così, vengono svolti utilizzando queste metodologie innovative, che sono poi le metodologie che coinvolgono e che fanno sì, insomma, che l'orario di scuola non sia poi un semplice stare seduti ed ascoltare il docente, sebbene, sottolineo, altrimenti le mie docenti fanno bene, mi rimproverano, sebbene la lezione frontale rimane sempre comunque di grande, grande valore, grande importanza. C'è Lorenzo Ferrari che dice: il lavoro che fate è straordinario e meraviglioso, viva le donne in anno venere. Poi c'è la presidente del comitato genitori Simona Amato che dice: orgogliosa di avere una dirigente di così grande spessore, preparata e lungimirante in tutto, grandiosa la nostra scuola. Grazie, lei è fantastica anche. L'abbiamo avuta nostra ospite la settimana scorsa, sì. E spulciando così sul sito, quello dell'istituto, ho visto che lei dedica il lunedì, sì, per questo appuntamento, sì, visto che comunque la situazione Covid, sì, non permette la presenza, dedica questo lunedì. Sì, il DS Monday, così chiamato, è lunedì della dirigente, l'ho già attivato l'anno scorso e grazie per averlo ricordato, perché è una cosa importante, anche se lunedì scorso, devo dirlo, ahimè, nessuno mi ha chiesto appuntamento. Pensavo avesse dato buca, presidente. No, io è probabile, perché comunque è stato un lunedì di fuoco, però poi sono andata a controllare in realtà. Però sono a disposizione per il lunedì successivo. In pratica, loro cliccando sulla figura, insomma, sul sito, si collegano al modulo Google e poi prenotano l'orario, quindi dalle 9 alle 12, 20 minuti con una pausa di 10 minuti da un incontro all'altro, quindi lì posso esporre o rispondere alle loro domande, ai loro dubbi. Sì, ha avuto un grande successo, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso e spero di incontrarli lunedì prossimo e anche l'altro lunedì, sebbene sia il 31, anche se le iscrizioni scadono il 28, però insomma si può tranquillamente procedere anche il 31, perché abbiamo un 2-3 giorni di tempo poi prima. Ho notato comunque nel corso degli anni, no, che le iscrizioni sono mutate, nel senso, prima era se abitavi in una zona di Racale andavi, sì, ti parlo delle scuole elementari, a via Siena, se abitavi, sì, in un'altra zona andavi a via Mazzini, sì, le scuole medie erano quelle. Invece nel corso degli ultimi anni ho notato anche un fermento che gente di magari di altri paesi si iscrivono presso altri istituti, e questo dà valore, dà spessore all'istituto stesso, al lavoro dei professori, al lavoro della dirigente, perché si vocifera, quindi si parla bene di un istituto scolastico. Com'è cambiato nel corso degli ultimi anni questo fattore?
Beh, è cambiato moltissimo, ti ringrazio anche qui per la domanda, vedo che fai delle domande veramente molto ma molto mirate, ovviamente io non sono preparato, sono all'oscuro di tutto anche delle tue domande, quindi mi fa piacere. Sì, io sono qui, questo è l'ottavo anno mio, quindi io sono arrivata a Ragale nel settembre 2014 e devo dire che quando sono arrivata la situazione era completamente diversa. Ricordo che c'era un esodo enorme verso i paesi vicini e con mio grande sconforto, perché comunque ribadisco, lo ripeto, il corpo docente dell'Istituto Comprensivo di Ragale è un corpo docente di eccellenza, lo era quando sono arrivata e lo è adesso, non è cambiato, e purtroppo c'era una situazione particolare, forse anche di clima relazionale che non era positivo. Ecco, io sono una fan del clima relazionale positivo e dell'armonia e della serenità, quindi forse mancava questo, per cui in quel periodo c'è stato questo problema. Poi pian piano abbiamo iniziato a lavorare molto anche sulle relazioni, che sono importantissime. Ecco, come dicevi tu, molti genitori giustamente portano i figli nelle scuole vicine. Perché? Perché i genitori, giustamente le famiglie adesso, cercano la scuola con l'offerta formativa migliore, con un'attenzione ai bisogni degli alunni. Sappiamo adesso la presenza di bisogni educativi speciali è vastissima e numerosa, quindi cercano le scuole che garantiscano non soltanto il semplice apprendimento ma anche tanto tanto altro, tra cui appunto la serenità, l'ascolto delle famiglie, perché le famiglie vanno ascoltate e questo è molto molto importante. E siamo arrivati, ecco, ad una inversione di rotta che va avanti diciamo da 2-3 anni, ma devo dire che questo è l'anno, iniziato da settembre e l'anno scorso. Da settembre c'è stato un arrivo incredibile nel mese di settembre-ottobre dai paesi vicini, in corso d'anno dunque, quando di solito, voglio dire, è difficile scardinare un alunno da una classe, anche da una quarta, una quinta, per cui dove è trascorso per esempio 3-4 anni. Ebbene, noi abbiamo accolto molti, moltissimi, io adesso il numero non ce l'ho, ma sono veramente tanti, tant'è che le nostre quinte, per esempio, della scuola primaria traboccano adesso. Adesso non possiamo accogliere neanche più nessuno, lo dico perché sono veramente... Abbiamo finito le sedie, al massimo possiamo dare i banchi a rotelle. E vabbè, ma c'è sempre la questione della presenza all'interno dell'aula. Pure è vero. Per cui sì, l'apprezzamento per la nostra offerta formativa, per l'ampliamento dell'offerta formativa, per la disponibilità grandissima dei docenti, per la loro grande competenza, per la disponibilità degli uffici di segreteria, che non dimentichiamo, l'ufficio di segreteria è importantissimo, lo è in questi giorni, e colgo l'occasione per ringraziare la nostra DSGA fantastica, la signora Cogli, ma anche tutti gli altri che ruotano attorno e che lavorano con me di notte, di sabato, di domenica, il giovedì di San Sebastiano, ecco, sempre. Quindi i genitori ovviamente notano tutto questo, notano che c'è un voler bene, no? C'è qualcuno che vuole... E volersi bene, sì, assolutamente. C'è Elisa Titta che dice: la nostra è una scuola in continua crescita, grazie dirigente. Poi c'è Antonia Peluso: congratulazioni, grazie per tutto quello che continuate a fare. Grazie. Una delle prime volte che io sono venuto a scuola in occasione dei nostri incontri, abbiamo avuto la possibilità di dialogare con la dottoressa Annarita Denaro. Sì. Questa cosa dello sportello, sì, d'ascolto, non so se sia il termine corretto, sì, sì, è una cosa che mi ha colpito tanto. Come sta andando lo sportello? Perché credo che dopo la situazione Covid, soprattutto dopo il primo anno, sì, possa essere d'aiuto ai nostri ragazzi. Era necessario già prima, la figura dello psicologo noi la cercavamo da tempo all'interno della scuola ed era una figura che non era presente, non era prevista. Ora, per fortuna, è prevista all'interno, insomma, dei finanziamenti del Ministero, previsti per la gestione di questi 2 anni di pandemia, per cui noi abbiamo colto al volo, abbiamo esperito un bando esterno cui hanno partecipato tantissimi psicologi, quindi con un curriculum importante. La dottoressa Denaro era quella che aveva un curriculum veramente di grande rispetto e lo sta dimostrando, perché veramente sta lavorando molto bene all'interno della nostra scuola. Un riscontro positivo, devo dire la verità, tolti i primi momenti in
in cui c'è stato un pochettino di imbarazzo, sì, alcuni genitori un po' perplessi, ma io lo capisco, infatti ho aspettato in religioso silenzio, tant'è vero che adesso invece la dottoressa è inseguita, diciamo così, tra anche di notte dai ragazzi stessi che chiedono di parlare con lei. Poi lei è una persona insomma molto a modo, molto garbata, un grande garbo, e quindi molto competente anche. Sì, perché molto spesso c'è questo pregiudizio che a parlare con uno strizzacervelli sia da persone malate, anche se ripeto e ribadisco che parlare con uno sconosciuto, perché poi non hai rapporti di amicizia, magari ti permetta di sbilanciarti un po' di più, perché con un amico puoi parlare di qualsiasi cosa, ma a volte hai anche timore di raccontare alcune cose che ti accada. Sì, ma infatti il compito della dottoressa non è quello di andare a scandagliare singolarmente le situazioni specifiche, a meno che non siano i genitori stessi a chiederlo. È lì lo sportello di ascolto con il numero che lei ha messo a disposizione, anche di cellulare e tutto, o non siano i ragazzi stessi, ma attenzione sempre dopo, dietro consenso scritto da parte della famiglia, insomma. Il suo intervento invece è stato pensato sin dall'inizio come intervento generale sulla classe, per rasserenare, per ascoltare, per fare anche delle attività di discussione, di approfondimento delle relazioni, insomma era un intervento che era rimane indirizzato a tutto il gruppo classe, all'intero gruppo classe. Abbiamo iniziato dai più grandi, terza media, laddove insomma ci poteva essere qualche situazione così un po' adolescenziale particolare. E poi adesso invece stiamo andando man mano anche nella scuola primaria, anche per i docenti, per la dirigente, anche lei ha bisogno. Allora c'è Patrizia Giannelli che dice: perché il nostro istituto è differente. Invece la professoressa Casalucci dice: lo sportello d'ascolto è stato un successo, la dottoressa Denaro è oramai una nostra supporter insuperabile ed è un valore aggiunto per le iniziative della nostra scuola. Lei è sempre presente, era a scuola stamattina, tra l'altro le ore sono tante. Si parla di 60 nella prima parte dell'anno e altre 60 nella seconda parte, quindi lei è comunque molto ma molto presente. Sì. Preside, nel corso del primo anno di questo Covid, no? Credo che magari chi non si era mai interfacciato con una didattica a distanza, ci sono state delle difficoltà, immagino, soprattutto quando da un momento all'altro ti ritrovi catapultato in una situazione che nessuno mai immaginava. Immaginava, certo. Beh, lo ricordo ancora, quel lontano 4 marzo, non so se anche la canzone 2020, chiusura totale, ahimè sconforto perché è incredulità, perché era una situazione veramente che non avevamo mai vissuto. Però ecco, devo dire che con grande spirito di servizio ci siamo messi tutti a lavorare, i docenti sono stati fantastici, sebbene inesperti, sebbene eravamo sempre alla ricerca di formazione per quanto riguarda la gestione di tutti i dispositivi multimediali ed eravamo sempre in affanno per questo, ecco, si sono catapultati sul PC e da tutti, dal primo all'ultimo, hanno iniziato a lavorare. Abbiamo iniziato subito a intrattenere a distanza i nostri ragazzi, a fare lezione dal 6 marzo, ecco, dopo neanche 2 giorni, con una piattaforma inizialmente che era, se non sbaglio, Cisco WebEx, e poi siamo arrivati, approdati su G Suite successivamente. Quindi non ci siamo persi d'animo, loro sono state fantastiche e fantastici, tutti. Ad iniziare, non dimentichiamo, anche dalla scuola dell'infanzia, perché anche la scuola dell'infanzia è stata collegata, non sempre in attività sincrone, ma anche asincrone, ovviamente trattandosi di piccolini, e con i famosi, attivando i famosi LEAD, cioè i legami educativi a distanza, si chiamano così per la scuola dell'infanzia ed anche per la sezione primavera. Quindi devo dire che c'è stata una risposta notevole, notevole e importante, tant'è che non è più una nostra priorità del rapporto di autovalutazione, quindi non è più
una nostra priorità formazione multimediale. Abbiamo superato e siamo avanti, insomma, e stiamo andando veramente, veramente molto bene. Adesso sono diventati fantastici, a parte che usano i dispositivi in maniera molto spontanea, tutti, poi siamo forniti dei digital board. Tra parentesi, io sono ferma alla scuola dell'infanzia con l'offerta formativa. Sì, sì, no, ma devo raccontare tutto. Dobbiamo fino alla andare fine. Tutto. Cioè, poi ci siamo persi, siamo andati un po' fuori tema. Non... no, ma io c'ho il foglietto qua con gli appunti che non si perde assolutamente. Possiamo andare avanti con l'offerta formativa. Quindi procedo. Dicevo, i digital board, anche quello, stiamo provvedendo a munire le aule di tutte queste strumentazioni con i fondi che il Ministero ci invia per la ristrutturazione, diciamo così, tecnologica di tutto il nostro comprensivo. Che poi sono queste lavagne interattive che sono state utilizzate anche quando noi eravamo in diretta dalla scuola per permettere ai ragazzi di... No, caro, non sono affatto altre? Quelle, no! Cioè, mi sono perso per strada! E quelle sono le famose LIM. Ah, quelle sono le LIM. Però quelle presuppongono il proiettore che poi dopo un po' si rompe e costa un sacco di soldi. Okay. Quindi quelle sono già superate. Noi sono siamo quelle. Ai monitor touch, quindi sono dei monitor interattivi come un televisore, sono 65 pollici, li abbiamo comprati, sono in ogni aula e stiamo sostituendo le vecchie lavagne con i gessi. Primo perché il gesso dà problemi anche di salute a coloro che ne possano soffrire e secondo perché offre l'opportunità poi di lavorare in maniera molto ma molto più multimediale. Questa cosa dei gessetti mi sta dispiacendo perché sì, all'età mia si noi. Usava la battaglia con il cancellino. ma le docenti pure sono dispiaciute, infatti ho dovuto lottare molto per toglierli, ma d'altronde bisognava prima o poi. Qualche lavagna l'abbiamo conservata, ma insomma non va più bene, anche perché poi il monitor, la polvere del gesso è terribile per i dispositivi, quindi sì, non lo sappiamo, sì. Quindi abbiamo dovuto eliminarle assolutamente. E quello, concludo di digital board, perché ci sono anche dei fondi dei FESR, no? Dei fondi della Comunità Europea, per cui proprio un FESR si chiama digital board e noi stiamo provvedendo a comprarne gli altri 23, tante quante sono le classi della scuola primaria, per cui alcuni sono arrivati con i fondi per l'emergenza Covid, altri li stiamo comprando con questo FESR, altri con l'altro grandissimo progetto che è quello del Giardino delle Meraviglie, il 4.40, insomma, di cui posso continuare a parlare, dimmi tu. Prego, vai come un treno, visto che siamo qui al primo piano della stazione, quindi procedi come un treno. Il Giardino delle Meraviglie è un progetto cui abbiamo noi un bando, cui abbiamo partecipato, un bando, devo dire, di nicchia, dove c'erano pochissimi finanziamenti. E bene, noi l'abbiamo superato, l'abbiamo vinto, l'abbiamo avuto finanziato per un valore di 40.000 euro e stiamo realizzando il famoso Giardino delle Meraviglie con la fattoria didattica nel plesso di Via Siena. Ecco, quello lì ci siamo bloccati, è tutto realizzato, diciamo, nella sua struttura, ma siamo bloccati perché per la pandemia, appena possibile, mancano solo gli animali. Poi abbiamo l'allevamento delle api. A me da chef verrebbe da dire a fine progetto poi ci penso ma io. Ma certo, perché l'intento è proprio quello. Ah, sì? Perché c'è anche un orto sinergico, per cui l'intento è quello di piantare le verdure, di raccoglierle e di proprio mangiarle, insomma, all'interno della nostra mensa, che speriamo diventi quanto più possibile a chilometro zero in un futuro non molto lontano, insomma, ecco. E questa cosa delle api che mi diceva, dove verranno ubicate? Delle api, sì, è sempre lì. Abbiamo due arnie, quindi questo progetto comprende anche due arnie con due famigliole di api, che però ancora non abbiamo inserito perché quelle vanno inserite nel mese di aprile, ci hanno detto gli esperti, sì, per sì. cui abbiamo piantato anche, approfittando della giornata degli alberi, dell'aiuto del sindaco, che tra parentesi ringrazio e saluto, e abbiamo anche piantato delle piante da fiore, per cui le api, insomma, faremo anche formazione su questo argomento con le associazioni del territorio che hanno partecipato ai nostri patti di comunità. È un'associazione che si occupa appunto di allevare le api, ma anche di fare formazione ai bambini, di far vedere in che consiste, come si prepara il miele, come si ricava, insomma. Che poi molto spesso ognuno di noi associa l'ape alla puntura, quindi ad una cosa orrenda, sì, invece sì. dietro il mondo delle certo, api c'è una cosa fantastica, sì. Io
da professionista nel mondo del food mi piace un po' informarmi e acculturarmi, e devo dire che il mondo delle api è un mondo straordinario. Meraviglioso, è vero. E le api ne soffrono per prime, per il cambiamento, certo, che il mondo sta subendo. E infatti lo scopo è anche quello, non soltanto di far comprendere loro come le api laboriose producono questo nettare meraviglioso che poi ci aiuta, ma anche altro, non soltanto il miele, ma far capire loro, e collegarlo quindi alla cura dell'ambiente, far capire loro quanto è importante salvaguardare l'ambiente per salvaguardare questi animali e quindi anche la rigenerazione ambientale, perché le api, insomma, sono protagoniste in tutto e per tutto. Perché uno dirigente dovrebbe scegliere l'Istituto Comprensivo Statale Angelo Vassallo? Ecco, per alcune cose che ho già detto, ma ripeto, soprattutto per la grande competenza dei professionisti che lavorano all'interno, per la serenità con cui si svolge il lavoro, la serenità che è all'interno di tutti gli ambienti, di tutti gli ambiti, e poi la grande disponibilità e certamente ovviamente la grande offerta formativa, perché è di questo che stiamo parlando, una grande, importantissima offerta formativa della quale sono ancora un terzo del racconto. Andiamo avanti, presi. Sì. E concludiamo il 4.40, il Giardino delle Meraviglie include anche due laboratori scientifici con anche l'incubatore, perché noi le uova delle galline dobbiamo trasformarle in cucine. Le facciamo omelette? No. Alcune sì, sì. Ed altre faremo vedere ai ragazzi. Quindi abbiamo comprato, era previsto all'interno del bando, e sono già a scuola. E uno in via Mazzini e uno in via Siena, perché questo bando comprendeva, insomma, era rivolto alla scuola primaria. Per cui li abbiamo già sistemati. Ovviamente c'è un digital board all'interno, ovviamente un PC, stampante multifunzione, tavoli da lavoro e un carrello STEM, che adesso non bisogna mai far mancare, insomma, un carrello STEM con tutte le attrezzature che servono per poter lavorare, insomma, in un laboratorio scientifico. E questo è il nostro Giardino delle Meraviglie, ma detto in pochissime parole, ovviamente. Poi passiamo alla scuola secondaria. Ma insomma, avrei anche altro da dire per la scuola primaria. Mi fermo un attimo, perché poi c'è il piano triennale delle arti. Questa è un'altra cosa importantissima, ecco, ed è a cavallo, diciamo, tra scuola secondaria e scuola primaria. Per cui anche qui, anche questo, il piano triennale delle arti, ecco, lo dice la parola stessa, dura 3 anni, un triennio, ed anche questo è stato un progetto importantissimo, redatto da una nostra docente di scuola secondaria, e si intitola Chi sarà? Scienza in trasformazione. Anche questo è legato ad un albo illustrato scritto dalla professoressa, ma che partirà, diciamo, da un ambiente scientifico, diciamo, da un racconto, perché è un albo illustrato rivolto ai bimbi della scuola primaria, un racconto scientifico, per andare poi al corpo più importante del piano delle arti, che è la formazione dei docenti. Formazione importantissima, rara, non esiste, diciamo, nei dintorni, sulla psicomotricità. Quindi molti docenti saranno formati sulla psicomotricità. Siamo in partenariato con l'Associazione Globo di Brescia, che ci fornirà gli esperti per la formazione, in più anche in collegamento con Indire, che ha attenzionato il nostro progetto e che ci seguirà anche in questa sperimentazione, in questa progettualità. Ecco, questo è veramente un fiore all'occhiello, diciamo così, insieme al 4.40, insieme ad altri di cui vi parlerò dopo. Meraviglioso. Sì, io rimango bellissimo, senza parole nell'ascoltare, perché noto un enorme cambiamento radicale in 20 anni, sì, nei confronti dei ragazzi e della crescita dei ragazzi. Sì, è vero. È cambiato tutto, è cambiato il modo di approcciarsi, è cambiato il modo di gestire la scuola, di vivere la scuola, sì, perché è una cosa, secondo me, è straordinaria. È di vero. Come il mondo sia mutato e cambiato, un po' come il cambiamento che abbiamo avuto con la pandemia, no? Perché molti pensavano che il nuovo millennio cominciasse con la caduta delle Torri Gemelle, ma secondo me il vero nodo del nuovo millennio è avvenuto con il Covid, certo, perché si può parlare di una digitalizzazione. Io ne approfitto per salutare Tiziana Sabato, che manda degli applausi. Grazie. E la dottoressa Annarita Denaro, che scrive: mi emoziono.
Grazie, grazie carinissima. Quindi continuiamo. Quindi il piano con... delle arti, però ecco, l'ho espresso, mi scuso con la professoressa che lo ha redatto perché è veramente complesso, ma io ovviamente per questioni di tempo devo assolutamente stringere. Dicevo del digital board e poi abbiamo anche un altro FESR che è STEM, che sta per Science, Technology, Engineering and Maths, quindi sono questo studio delle nuove discipline scientifiche per i quali abbiamo avuto un finanziamento di 16.000 euro e abbiamo già, stiamo provvedendo ad acquistare dei laboratori mobili, sono dei carrelli STEM muniti di tante attrezzature che vanno nelle aule, quindi piuttosto che far uscire i ragazzi, perché poi adesso con il numero delle iscrizioni mi vengono a mancare anche le aule, questo le dico se il sindaco mi sta ascoltando, lui lo sa, ci vengono a mancare anche gli ambienti, quindi dobbiamo rendere, d'altronde è questo poi il nucleo importante, dobbiamo rendere le aule laboratori, cioè le aule al loro interno devono essere dei laboratori, e in quanto laboratorio non è un modo fisico o comunque un luogo, ma è proprio un modo di fare l'attività, quindi è questo. E poi la cosa importante è che siamo fermi, spero per poco, spero che finisca questo periodaccio, per partire con i PON, con i moduli PON che abbiamo. Ne abbiamo ben 13 di un PON grossissimo di 100.000 euro che ci è stato assegnato a giugno e per il quale abbiamo già attivato 3 moduli nel piano estate. Chi ha partecipato se li ricorda, il modulo Vela Scuola, quelli realizzati a luglio, uno di trekking e uno sulla cittadinanza attiva su Angelo Vassallo. Adesso ne abbiamo altri 13 e questi comprendono per esempio l'uso dei visori, comprendono la realtà immersiva nell'aula azione 7 che abbiamo, che è fornita di visori per la realtà aumentata, ma anche abbiamo per esempio dei PON sul debate. Il debate è un'altra metodologia nuova, Valentino, ecco vedi, noi sto facendo lezione, sto imparando tantissime cose. Eh sì, il debate parte dagli Stati Uniti, diciamo, dai paesi d'oltre oceano, per approdare poi qui, no? E si tratta proprio di abituare i ragazzi a questa nuova metodologia, che è quella di sostenere le proprie idee. Quindi ci sono due gruppi che dibattono, uno per i pro, uno per i contro, e poi c'è il giudice che è formato ovviamente da ragione a uno oppure all'altro. Esistono le Olimpiadi del debate, per cui noi siamo in rete con le scuole debate d'Italia e adesso inizieremo anche pian piano a partecipare a questo. Ovviamente si parte sempre dalla formazione dei docenti, per cui i nostri docenti si stanno formando pian piano, abbiamo già iniziato l'anno scorso e alcuni stanno procedendo anche quest'anno, perché ci vuole una formazione rigorosa di base per poter affrontare questo argomento. Ed è un argomento che affascina i ragazzi, eh? I ragazzi sono veramente colpiti da questo, perché a loro piace discutere e sostenere le proprie idee. Questa è una cosa meravigliosa, non solo, ma poi si affronta anche il pubblico, cioè si impara ad affrontare il pubblico, no? Sì. Ed è una cosa importantissima. È un po' le prime paure che hanno avuto con le nostre due dirette a scuola, poi dopo si lanciano e quant'altro. Certo. C'è Roberta Bagno che ci scrive: grande la nostra dirigente che in questa settimana così difficile ha saputo gestire con competenza una situazione veramente esplosiva. Grazie maestra, grazie. Sì, è vero, proprio una situazione esplosiva, sì. Non so, se vuoi continuo su questo. Vai, continua. Sì. Diciamo che è stata davvero complicata questa settimana e diciamo che la scuola ha subito una metamorfosi. Noi siamo passati da un'agenzia educativa e formativa ad un'agenzia sanitaria, cioè noi siamo un ASL a tutti gli effetti. Adesso mi dispiace sottolinearlo, però devo dirlo. Ecco, la dirigente che da 2 settimane non fa più la dirigente, non si occupa di nulla. Io non so neanche quante iscrizioni sono arrivate nella mia scuola, immagino molte, spero molte, però ecco, un dirigente scolastico deve occuparsi di ben altro. Io ho soltanto scritto dispositivi per la chiusura di classi, per le quarantene, per gli isolamenti, ho compilato file Excel da inviare all'ASL, ho compilato i famosi allegati 1, che adesso lo dico a tutti, che qualcuno fa finta di non sapere, nel senso che non esistono più. I famosi allegati 1 servivano per avere i tamponi gratuiti nelle farmacie, adesso il dirigente scolastico non li deve più fare, perché la nota del 20 della Regione Puglia, Dipartimento della Salute,
numero 527 ha detto che non spetta più ai dirigenti, spetta ai pediatri scrivere come se fosse un'impegnativa per qualsiasi medicinale e prescrivere quindi il tampone gratuito. Ecco, cosa che non sta avvenendo, e di questo mi dispiace moltissimo, perché i genitori stanno pagando i tamponi, cosa che non dovrebbe assolutamente accadere. C'è un po' di disinformazione sul fattore tamponi, ma anche in generale proprio a livello di gestione che a me lascia senza parole dopo 2 anni di Covid ritrovarsi come se fossimo all'inizio. Sì, perché... ecco, io sono sconvolta. E poi forse magari è il caso di andare da un'altra parte come argomento, però sì, davvero sono sconvolta, perché le note che arrivano ai dirigenti arrivano a tutti contemporaneamente. Quindi se una dirigente alle 12 del 20 gennaio cambia i suoi dispositivi perché la nota della regione e Dipartimento della Salute invita a fare in maniera diversa, non vedo perché altri non debbano ottemperare. Ecco, quindi questo è il mio grande sconforto, e ripeto, il mio grande dispiacere è che i genitori sono andati a pagare il tampone, e che magari 8 euro, 15 euro per qualcuno non sono niente, ma per molte persone invece sono importanti. Possono, e non dimentichiamo veramente... che devono fare il T0, il T5, alcuni devono fare il T10, quindi è una spesa importante, e non vedo perché per un semplice atto questi genitori non debbano avere insomma il tampone gratuito, quello che serve. C'è Costanza Renò che scrive: un saluto a Valentino e alla mia carissima professoressa, sì, ora dirigente. Grazie, saluto anche lei, grazie, sì. Allora, questi 13 progetti... Beh, vado avanti. Vai. Quindi, dicevamo, scuola primaria, vabbè, tempo pieno, tempo normale, ormai di questo ne abbiamo parlato, il nostro tempo pieno sta avendo un successo grandissimo proprio per via di queste attività laboratoriali che vengono comunque ovviamente maggiormente svolte all'interno del tempo pieno, perché il tempo è molto più disteso. E poi, ecco, un'altra importantissima notizia è quella che il 18 gennaio abbiamo inviato un altro PON chiamato EduGreen, che è un PON a sportello. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi prima lo fa, prima arriva, prima alloggia. Chi prima arriva, prima alloggia. E quindi scade il 31 gennaio, quindi noi l'abbiamo già inviato il 18, e si chiama EduGreen proprio per allestire giardini e orti didattici nella scuola primaria e anche secondaria di primo grado. E attenzione, abbiamo pensato anche alla cultura idroponica, Valentino, perché laddove non abbiamo il giardino, come in via Piemonte per esempio o in via Mazzini, possiamo attivare assolutamente la cultura idroponica, con la quale ci diletteremo insomma nel prossimo anno. Questo sempre legato a quello che è poi la base di tutti i nostri progetti, che deriva anche dal nome del nostro istituto comprensivo, no? Angelo Vassallo è legato a 2 cose fondamentali: legalità e cura dell'ambiente. Per cui noi abbiamo fatte nostre queste che erano le sue idee principali: cura dell'ambiente, cura dei nostri giardini. Quello di via Siena offre, perché ovviamente sono 3.000 metri e anche forse di più di orto e di giardino. Ho visto anche montata una serra, se non sbaglio, bravissimo, in via Siena. Quello è il semenzaio, lì i ragazzini semineranno i semi e cresceranno le piantine, un po' come facevano i nostri nonni quando dovevano poi creare l'orto, no? Quindi vengono fuori le piantine e poi le pianteranno nell'orto sinergico. Per questo ci aiuteranno anche l'associazione Stai Terra Terra, che fa parte del nostro patto di comunità. Quante belle cose. Cioè, un tempo, come dire, mi dispiaceva quando sono venuto a sapere che l'educazione civica era stata tolta dalle aule, però effettivamente... È tutto un'educazione civica. Bravissimo, è tutto. Nonostante sia ritornata, adesso abbiamo l'educazione civica, però ecco, non adesso sono 33 ore, quindi un'ora a settimana è dedicata all'educazione civica, che è proprio una disciplina che fa parte del nostro curriculum. Però, ecco, ripeto, non è soltanto in quell'ora che si parla di cura dell'ambiente oppure di Costituzione italiana, ma si parla in tutte le ore, quindi è comunque benissimo che ci sia, però lo portavamo avanti da sempre questo discorso, assolutamente.
Come continua l'offerta formativa? Il mio libretto continua in questo modo, e poi abbiamo sempre nella scuola primaria il coro, la musica, la lingua inglese. Beh, io non posso tralasciare questo discorso, no? La lingua inglese, noi abbiamo dato un input negli anni scorsi notevole e continuiamo a darlo. La cosa più importante ovviamente sono le certificazioni esterne che noi facciamo e offriamo a tutti i ragazzini che ovviamente hanno delle competenze alte, perché le certificazioni servono. Dell'Oxford sono anche molto importanti, sono anche molto difficili. E nel piano universitario servono. Assolutamente, quindi noi iniziamo dai piccolini, addirittura stiamo scendendo man mano di età. L'anno scorso abbiamo fatto partecipare i bimbi di terza. E prima partivamo dalla quinta, poi siamo andati in quarta, adesso in terza, con ottimi risultati tra l'altro. E quindi certificazioni di tre livelli: il livello proprio dei piccolini, Young Learners, che sono i Movers e Starters, e poi abbiamo invece il livello proprio A2, che è Key for Schools, e che dà una certificazione che è fruibile anche al fuori, nelle scuole superiori. Ecco, quest'anno sottolineo che queste certificazioni rientrano nei PON, nei famosi 13 moduli di cui parlavo, quindi le avranno gratuite, diciamo, i genitori, perché gli altri anni si effettuavano con un contributo delle famiglie, che devo dire le famiglie hanno dato un contributo in maniera con grande entusiasmo, perché hanno compreso e hanno capito che veramente sono molto molto importanti, non solo per la certificazione che si ottiene, no, ma un po' per come sta andando il mondo, ma per l'esperienza che fanno i ragazzi. Fanno una dura formazione di 30 o 40 ore. Fanno non solo una formazione da un punto di vista grammaticale, ma anche una formazione proprio su come svolgere il test, che è molto importante, perché anche questo serve in futuro. E in più, per esempio, parliamo dello speaking, loro affrontano lo speaking, quindi la prova di conversazione, con una madrelingua che non hanno mai conosciuto, quindi questo serve anche a gestire le loro emozioni, a imparare ad affrontare le situazioni, insomma, nuove che si dovessero presentare. Io l'esperienza che ho avuto io nel 2018, quando andai a Tokyo per 20 giorni, era proprio il primo giorno, ero in difficoltà, cioè un po' preso dall'ansia di essere da solo dall'altra parte del mondo, un po' perché comunque magari non parli benissimo in maniera fluida la lingua, però poi dopo un po' di esercitazione è andato tutto bene. Anche poi, tornando a Racale, il primo giorno entrai nel bar e automaticamente mi venne da dire one coffee please. Cioè, sì, proprio preso, è proprio automatico, preso da questa cosa. Che l'amico mio barista mi disse: ma stai bene stamattina? Sei tutto a posto? Devo dire che poi quello è un di più, quelle 30 ore sono appunto un extra che noi offriamo ai ragazzi, però diciamo che la formazione maggiore avviene poi in classe, per cui noi abbiamo docenti di lingua inglese sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, di tutto rispetto, quindi la formazione di base avviene qui. Non dimentichiamo che noi ampliamo l'offerta formativa di lingua inglese, perché il ministero offre diciamo il piano prevede un'ora di lingua inglese nelle classi prime di scuola primaria, due nelle seconde e tre a partire dalle terze, quarte e quinte. Invece noi partiamo già in prima con tre ore. Non dimentichiamo che la formazione in lingua inglese esiste anche nella scuola dell'infanzia e nella sezione primavera, per cui c'è l'angolino con la lavagna multimediale anche nella scuola dell'infanzia, in ogni scuola dell'infanzia, e quindi questo serve anche per ascoltare degli audio, dei video, dei giochi, delle canzoncine. Loro imparano anche a costruire l'orecchio per l'ascolto della lingua. Quindi, arrivati in terza loro l'anno scorso, i risultati che hanno avuto sono stati grandissimi. Molti hanno addirittura preso il B1, quindi hanno effettuato la prova della 2, però il risultato è stato talmente alto che hanno avuto direttamente il B1, e questo si è verificato per 5 ragazzi, non pochi. Quindi diciamo che c'è una formazione che parte dai 2 anni fino ad arrivare ai 14. Vedete che grande responsabilità che abbiamo noi. È una cosa meravigliosa, Presi, sì. Straordinaria, e ripeto, perché è cambiato il mondo e sono mutati anche i metodi con cui relazionarsi e interfacciarsi con
con le nuove leve, chiamiamole così. Sì, è vero, anche perché loro sono fantastici e quindi noi dobbiamo sempre aggiornarci sempre di più per essere, oserei dire, al loro passo, perché i giovani di adesso, i ragazzi, sono veramente meravigliosi. Noi abbiamo degli alunni nella scuola secondaria di primo grado che ci aiutano a sistemare, per esempio come stamattina, durante la vaccinazione, a sistemare i computer, a sistemare i monitor, i collegamenti. Loro sono molto più bravi di noi, quindi a questo punto noi dobbiamo veramente correre con la formazione per stare al loro passo, certo, come no. Qualche altra chicca di qualche questi, altra chicca, di giro questo, pagina però di questo piano che, formativo. Ecco, passiamo alla scuola secondaria. Ecco, spruzzi di azzurro. Spruzzi di azzurro è un altro bando cui abbiamo risposto e che abbiamo vinto per un totale di 17.000 euro, sempre sulla piattaforma PINER 440, e sempre fa parte di quel gruppo di progetti che servono, qui vorrei anche focalizzare l'attenzione, al contrasto della povertà educativa. Ecco, vorrei proprio focalizzare l'attenzione su questo. Il Giardino delle Meraviglie è anche come questo. Contrasto della povertà educativa. Attenzione, non parliamo più di contrasto alla povertà economica o sociale o ambientale, parliamo di contrasto alla povertà educativa. E questo è nato dopo, con l'arrivo della pandemia, purtroppo, perché le povertà educative adesso stanno diventando molto ma molto più importanti di quelle economiche o altro. Quindi spruzzi di azzurro ha a che fare con qualcosa, ovviamente, di azzurro e con qualcosa di liquido. Quindi è il nostro progetto piscina. Noi realizzeremo, visto che abbiamo una bellissima piscina comunale dietro alle spalle di Via Piemonte, e con la quale avevamo già, prima della pandemia, ahimè, quel famoso gennaio e febbraio, avevamo già iniziato un bellissimo progetto con i bimbi che partecipavano a questo, all'uscita da scuola, alle 13 loro andavano subito in piscina a piedi, facevano 2 ore di piscina e poi rientravano. Purtroppo abbiamo dovuto bloccare tutto in quel marzo 2020, ripartiamo con questo progetto che, ripeto, ci è stato autorizzato e per cui spruzzi di azzurro, andremo in piscina con gli alunni, se Dio vorrà, appena sarà possibile. Insomma, già ci stiamo organizzando per essere pronti. Cioè, la piscina per me rimane un miraggio, cioè, nel senso, a scuola dovevo immaginare che arrivasse il caldo per poi andare a Torre Sud a fare il bagno, ma sono progetti veramente... No, è fantastico, perché poi questo progetto attiene non soltanto alla voglia di stare insieme, alla voglia di giocare, ma proprio alla cura. Cura della persona, cura della salute anche dei nostri ragazzi, perché la piscina è anche stare insieme, è anche attività motoria importantissima, utile per il loro corpo, visto che stanno sempre molto seduti, e poi è un'altra opportunità enorme per allontanarli da questa chiusura, diciamo, che sta insomma aumentando sempre di più. E rimaniamo nell'ambito sport, prima che tu mi interrompa, rimaniamo nell'ambito sport, quindi non solo piscina, ma anche abbiamo Attiva Kids e Attiva Junior, che sono i vecchi sport di classe, adesso si chiama così. Attiva Kids è nella scuola primaria, quindi abbiamo l'esperto esterno che viene, sempre progetti ministeriali questi, che viene a fare un'attività con i nostri ragazzi, e poi nella scuola secondaria abbiamo Attiva Junior, dove abbiamo attivato pallacanestro e pallavolo, e nella scuola primaria, se non mi sbaglio, ecco qui a questo punto, dovrebbe essere pallamano, che è anche molto bella. Bellissima la pallamano. Io la facevo pallamano. C'era la professoressa Cheche alla mia età, e poi l'altra professoressa del primo polo, non mi sto ricordando, ecco, come si chiama. La pallamano è uno sport straordinario, infatti l'abbiamo voluto fortemente proprio per questo motivo, e speriamo di poter festeggiare a maggio come facevamo quelle bellissime feste dello sport al campo comunale, che sono rimaste nella storia, e noi ci auguriamo di averle ancora, insomma, ecco. Quindi questo per quanto riguarda lo sport. Patto di comunità, ne ho già parlato, questa bellissima, meravigliosa opportunità che nasce proprio dall'idea di far interloquire la scuola con il territorio. Ecco, anche questa è un'altra mia passione importante da quando sono arrivata, perché il dialogo con il territorio non può e non deve mai mancare. La scuola non è un'ameba che deve rimanere chiusa e insomma distante da tutto ciò che la circonda. La scuola è immersa nella comunità, quindi la comunità
ovviamente nei limiti definiti dai vari ruoli, dai vari compiti, deve poter entrare assolutamente nella scuola. Quindi patti di comunità, inizialmente partiti con due associazioni e l'ente comunale che entra di diritto, adesso ci siamo allargati, ci siete anche voi, con grande piacere, ci sono tantissime altre associazioni, Cuori Verdi, Misericordia, l'Associazione degli Artisti, ma tanti tanti altri che insomma entrano a far parte del patto di comunità. Cosa serve? Serve appunto a collaborare e serve a prendere parte appunto con questo patto dell'educazione dei nostri ragazzi, perché l'educazione e la formazione degli adolescenti di Racale non spetta solo alla scuola, spetta a tutti noi, a tutta la comunità. Che è quello che stiamo cercando di fare noi come Racale Cam e come Binario 2, essere presenti, bravissimi, nella comunità, dando voce, dando e spazio. E voi fate un lavoro eccezionale, vero? A tutte le realtà che ci circondano, perché insieme si possono raggiungere molti, sì, più obiettivi che da soli. Assolutamente, l'abbiamo visto nel piano estate, dopo quelle chiusure pazzesche che abbiamo avuto l'anno scorso, il piano estate proprio ci ha dato la dimostrazione di questo, come con l'aiuto delle associazioni abbiamo attivato i campus estivi, ci hanno dato una mano nei PON, ecco, è stato un risorgere veramente dopo quel periodo buio, molto buio. C'è Simona Amato che dice: è vero Valentino, io una scuola così l'ho sempre sognata ai miei tempi, ora è realtà per i miei figli. È vero, grazie, grazie infinite. E parliamo di formazione. Ovviamente io quando ho studiato era un karma, nei miei libri dello studio da dirigente scolastico al primo posto c'era sempre la formazione. Cosa fa un dirigente quando vuole attivare una trasformazione all'interno della propria scuola, una innovazione? Parte dalla formazione dei docenti, ecco, da lì si parte, perché non si può attivare nessuna nuova progettualità o innovazione se non c'è una formazione di base. Ebbene, noi siamo scuola capofila di una rete di 14 scuole della provincia di Lecce per la formazione AID, con AID, che è l'Associazione Italiana Dislessia. Ecco, lo sappiamo che questo dei disturbi specifici dell'apprendimento è uno, si sta diffondendo moltissimo, è molto diffuso. Ovviamente non parliamo di un problema, di una disabilità, ma parliamo di un disturbo dell'apprendimento che può essere, diciamo così, bypassato, ma insomma può essere curato se c'è una formazione seria da parte dei docenti. Noi l'abbiamo svolta l'anno scorso, proprio formazione sul comprendere, anche leggere le diagnosi che ci arrivano dagli specialisti, attivare e redigere i famosi PDP, no? I piani didattici personalizzati, perché questi alunni che hanno i disturbi specifici dell'apprendimento devono avere dei piani didattici personalizzati, cioè per loro stessi, e vanno stilati e calibrati in base alla diagnosi, vanno concordati con le famiglie, per cui vengono letti insieme alle famiglie, insieme agli esperti, e quindi c'è tutta una formazione che continueremo anche quest'anno, coinvolgendo sempre queste 14 scuole della provincia che ci hanno dato la fiducia, perché noi abbiamo all'interno della nostra scuola intanto la presidente dell'associazione AID di Lecce, che è la nostra DSGA, la signora Cogli, e che quindi ha fatto sì che noi avessimo il collegamento con i formatori di Bologna, che sono dei formatori importantissimi, e infatti la formazione ha avuto un successo veramente veramente grande, e con quello partiremo tra poco con la seconda annualità. E poi abbiamo un altro progetto che non so se tu lo conosci, è Binario 2, No, forse ne ho sentito parlare un pochettino. Bene, benissimo, questa bellissima opportunità che ci avete offerto e che noi abbiamo colto al volo, anche se io avevo chiesto un po' di tempo fa di realizzare una radio all'interno della scuola, questo era un mio desiderio, e quindi pian piano insomma ci stiamo arriveremo anche a quello, in quella direzione. Aula immersiva, ne ho parlato, no? La nostra famosa aula azione 7, anche lì è un PNSD che abbiamo anche vinto di 25.000 euro, e purtroppo devo dire, prima che qualche genitore lo scriva, lo so già, abbiamo potuto utilizzarla pochissimo. Perché? Perché lì dentro non si può mantenere il distanziamento, purtroppo, di un metro, può contenere soltanto 15 alunni più il docente, e purtroppo noi classi con 15 alunni nella scuola secondaria
soprattutto non li abbiamo. Per fortuna. Per fortuna, purtroppo in quel senso, sì, certo. E quindi aspettiamo, però abbiamo il PON, quindi speriamo di poterlo attivare quanto prima. Lì abbiamo anche una stampante 3D e il drone, per cui magari Valentino ci darete una mano anche in questo, no? Realizzare qualcosa di bello con il nostro, con il drone che abbiamo e che vogliamo quanto prima mettere, insomma, in funzione. Noi, come ben sai, preside, siamo a vostra completa disposizione. Grazie. Perché anche sotto Natale siamo passati, ci siamo intrufolati. Sì. Per gli auguri di Natale a modo nostro, no? Perché meraviglia. Ci interessava capire e sapere cosa pensassero le nuove leve, la nuova generazione. Infatti, a microfoni spenti, prima con la preside abbiamo parlato di una cosa che arriverà molto presto e sì, ovviamente... Sì. Come nostro modo fare sarà in una maniera divertente. Bello, vi aspettiamo, sarà sempre un piacere, assolutamente. Bene, dello psicologo abbiamo già parlato e dunque, vabbè, poi ho i dati della pandemia, ma non so se tu vuoi ritornare su quell'argomento. Ma no, ne abbiamo parlati, no, già, ne abbiamo parlato. Preside, che dire? È stato veramente un enorme piacere. Grazie, averla, anche per me. Averla nostra gradita ospite. Ripeto, noi siamo a vostra completa disposizione perché ci piace avere a che fare con i ragazzi. Ci siamo trovati davvero bene. È stato divertente collaborare con loro e soprattutto è stato un modo diverso di approcciarsi a quelli che sono i pensieri e che sono i loro modi di agire, di pensare, no? Perché inizialmente dai primi incontri erano un po' resti nel fare la radio, ma io mi vergogno, io così. Poi pian piano hanno capito che comunque non si fermavano più. Eh sì. Ecco, per quanto riguarda la scuola secondaria, ovviamente abbiamo parlato di binario 2 e di spruzzi di azzurro, ma c'è una progettualità che poi attiene ad ogni singola disciplina, che è importantissima. Non solo la scuola secondaria, ovviamente adesso in questi giorni sta procedendo anche con i consigli di classe, ci sono stati prescrutini, perché poi noi il mese di gennaio si conclude anche con la fine del primo quadrimestre, quindi sono tutti adesso impegnatissimi anche in questo. Nella scuola primaria c'è l'evento importante che è partito dall'anno scorso sulla nuovo modo di valutare, la nuova valutazione che non è più con i numeri ma è ritornata con il giudizio descrittivo, finalmente, viva Dio, quindi, perché un numero non poteva assolutamente definire quello che era il percorso degli alunni, e quindi stiamo lavorando anche in quello, perché quello anche richiede una formazione importantissima. Quindi sono tutti veramente super impegnati. Io volevo concludere ringraziando i miei docenti, perché dal primo all'ultimo sono più di 125, credo, se non erro. Uno in più, uno in meno. Uno in più, uno in meno, ma sono veramente tanti. Sono molto competenti tutti, anche gli ultimi arrivati sono persone eccezionali. Abbiamo molti docenti in anno di prova, credo 9 quest'anno, ne ho assunti. Abbiamo moltissimi tirocinanti, abbiamo i tirocinanti del percorso di alternanza scuola-lavoro, si chiamava così, adesso si chiama PCTO, che avremo dal Rita Levi Montalcini la settimana prossima, del liceo psicopedagogico. Abbiamo i tirocinanti dell'università, del TFA sul sostegno, quindi con l'Università del Salento, per cui noi siamo una delle scuole registrate alla Regione Puglia per accogliere i tirocinanti del tirocinio formativo attivo sul sostegno. Quindi insomma c'è tantissimo, io potrei parlare un'altra ora, non so, dimmi tu quanto magari tempo. Ci rivediamo sì, prossimamente, ecco. Magari, e poi tiriamo le somme per come sono andate le iscrizioni, magari tra un paio di mesi. Perfetto. Ci ritroviamo e tiriamo le somme. Solo per le iscrizioni, perdonami, vorrei dire l'ultima cosa ai genitori: se sono impediti, perché ovviamente molti saranno in isolamento, in quarantena, lo so dai dati che ho, ad inviare, a produrre personalmente le domande, se hanno difficoltà con la domanda online, possono telefonare tranquillamente a scuola, li aiutiamo noi, oppure compilare il modulo che abbiamo fatto noi riassuntivo, dove ci comunicano tutti i dati e provvederemo noi, insomma, a fare l'inserimento, così come per le conferme della scuola dell'infanzia. Mi raccomando, non aspettate l'ultimo giorno, perché altrimenti la piattaforma poi si intasa e abbiamo delle difficoltà. Quindi iscrivetevi presso il nostro comprensivo, perché non ve ne pentirete.
Grazie dirigente per grazie essere stata. Grazie a voi per avermi accolta, è stato un piacere enorme, grazie infinite. Io volevo ricordare per chi si fosse magari persa tutta la puntata, domani sarà in replica a partire dalle ore 15 sempre qui su Binario 2. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un altro ospite, grazie di nuovo dirigente grazie scolastica, a voi, vi auguro una buona domenica. Grazie. Stai ascoltando Radio Binario 2.